Love is in the air, puntate turche. Serkan si innamora di Eda. Love is in the air è iniziato da poco tempo, ma ha già colpito positivamente il pubblico italiano. Gli ascolti registrati sono stati molto alti e tutti attendono che sbocci l'amore tra Serkan ed Eda. Nelle puntate turche i due iniziano ad avvicinarsi molto e anche Serkan prova dei sentimenti. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Love is in the air, dove eravamo rimasti? Eda e Serkan sono ormai ufficialmente fidanzati e entrambi pensano di potersi rilassare. Le cose però non vanno affatto così, in quanto Selin, ex fidanzata di Serkan, inizia a intromettersi in ogni aspetto della loro relazione. La Yıldız si agita molto perché teme che la ragazza possa scoprire che c'è qualcosa di strano nella loro relazione. Serkan però si disinteressa completamente, in quanto sta combattendo con Can, un suo rivale, che sul posto di lavoro è disposto anche a giocare sporco per ottenere degli incarichi. Eda è furiosa per il disinteresse di Serkan e a stressarla ulteriormente ci sono le sue amiche, che sostengono di sapere con certezza che Bolat la tradisce con Selin. La situazione precipita ulteriormente quando Selin si autoinvita insieme al suo promesso sposo Ferit a casa dei fidanzati, che però in realtà non convivono. Con un asso nella manica, Serkan riesce a salvare la situazione. Esasperata, Eda si addormenta tra le braccia di Serkan. Love is in the air, puntate turche, un incarico per Eda e Serkan. Serkan viene a sapere che una squadra di alcuni suoi colleghi si è recata in Antalya. Lì infatti si devono recare due investitori intenzionati a firmare un importantissimo accordo per l'azienda in cui Bolat lavora. Si tratterebbe davvero di una svolta e quindi è necessario che tutto vada per il verso giusto. Serkan però viene a sapere che i due investitori, marito e moglie, stanno per divorziare e perciò non fanno altro che litigare. La coppia ormai si odia e non ha assolutamente intenzione di firmare insieme. Serkan però sa che è necessario che lo facciano, dal momento che non essendo ancora divorziati c'è bisogno della firma di entrambi. All'architetto viene quindi affidato l'incarico di far trovare un punto d'incontro ai due coniugi perché possano essere meno aggressivi e firmare insieme. Eda e Serkan partono insieme per Antalya per evitare di destare sospetti e la ragazza accetta di buon grado di fare questo viaggio. I due, prima di portare a termine il loro incarico, fanno delle passeggiate e si comportano come dei veri turisti. Questa avventura li unisce molto e entrambi vivono dei momenti davvero magici nella città. La situazione però è destinata a precipitare da un momento all'altro, sempre per colpa di Can, che vuole intromettersi per evitare che Serkan riesca nell'impresa. Eda, dopo aver saputo che Can vuole rovinare tutto ancora una volta, si dimostra pronta a qualsiasi cosa pur di evitarlo. La ragazza combatte ogni momento per prevenire le mosse del rivale di Serkan e fa tutto quello che può per riunire la coppia di investitori. Serkan resta particolarmente sorpreso dall'intraprendenza di Eda e dal fatto che sia pronta a tutto per dargli una mano. Bolat è sempre più affascinato non soltanto dal carattere di Eda, ma anche dal suo aspetto e da qualsiasi cosa le faccia. Serkan si rende conto di provare dei forti sentimenti nei confronti della Yıldız e che quindi la loro non è più una finzione. Vale lo stesso per Eda, che grazie ai momenti bellissimi che trascorre con l'architetto durante il viaggio, comincia a cambiare idea su di lui e a credere che non sia la persona senza scrupoli che credeva. Ancora una volta, quando tutto sembra andare per il verso giusto, la coppia inizia ad essere tormentata dai paparazzi. Eda si agita molto e vuole disperatamente tornare a casa. Voi che cosa ne pensate? Vi fa piacere vedere questa coppia unita e innamorata? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!